Senta, parla ragazzi, qua Max Logic. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo video abbastanza easy e molto veloce, perché infatti cosa è successo? Oggi ho visto, meglio, mi avete fatto scoprire, perché appunto io non ero a conoscenza di questa introduzione, se possiamo così definirla, perché infatti questo qua è il weekend di St. Patrick, San Patrizio, e quindi l'EA farà come ogni anno, o meglio introdurrà in Ultimate Team come ogni anno il torneo irlandese, che è appunto quel torneo che si può, a cui si può appunto partecipare se e solo se si ha una squadra composta da 18 giocatori tutti irlandesi. Quindi cosa ho deciso di portarvi oggi? Ho deciso di farvi vedere quale squadra utilizzerò, e però voi starete dicendo solo questo. Ebbene sì ragazzi, oggi vi porterò solo questo perché infatti avevo voglia di fare una mega live streaming nella quale vi facevo vedere la squadra e provavamo in diretta a vincere questo torneo. Solamente cos'è successo? Ho saputo che appunto questo torneo, scusate la ripetizione dei termini, uscirà alle 19. E pensate un po' cosa dovrò fare io stasera. Andrò a vedere la squadra della mia città di basket, che appunto gioca. E cosa specialissima, addirittura questa partita sarà anche mandata in onda su Skype, quindi cosa veramente tattica. Comunque ragazzi, bando alle ciance, non mi sembrano altre cose da dire. Come potete ben sentire ho la voce un po' bassa, poi sono veramente distrutto, sto avendo delle settimane imbarazzanti. E prima di iniziare, no, ultima cosa. Cioè ragazzi, ovviamente io ho dovuto comprare dei giocatori irlandesi, e comprandoli mi sono reso conto di quanto sia stata una cagata micidiale l'introduzione del price range. Cioè ragazzi, è una cosa imbarazzante, non si trovano più giocatori all'asta. A parte che prima i trasferimenti live erano 4 milioni, ora sono solo 1.421.000. Ma se volete trovare dei buoni giocatori, o non ci sono più sul mercato, o non li trovate, ma proprio non li trovate mai. Oppure li trovate, ma tipo se cercate di comprarli sono già stati comprati, quindi cosa veramente poco tattica. Comunque, bando alle ciance, partiamo subito. In difesa, come due difensivi centrali troviamo da una parte Dunne e dall'altra Williams. Ci tengo un attimo a dire che questi giocatori sono quelli che sono riuscito io a comprare, perché infatti cosa succede? Voi volendo potreste anche cercarne di migliori, ma vi posso assicurare che sono introvabili. Ad esempio un difensore centrale di bronzo irlandese che è introvabile, non si trova. Quindi ho scelto Williams e Dunne, che all'incirca non mi sembrano abbastanza male. Con loro ho giocato una partita, perché infatti ho provato questa squadra di stagione online. Devo dire che mi è abbastanza piaciuta tramite il portiere. Infatti del portiere ne parleremo dopo. Come terzino sinistro utilizzo invece Dunne. Dunne 81 di velocità, pagato 5.000. Perché 5.000? Perché ovviamente un'altra cosa molto intelligente, il price range ha fatto sì che i giocatori irlandesi andassero da un prezzo iniziale di 150 a uno finale di 5.000. E ovviamente si trovano solo giocatori al prezzo compra ora, quindi la maggior parte dei giocatori di questa squadra li ho pagati 5.000 crediti. Come terzino destro utilizzo invece Coleman, la versione upgrade da 80. Passiamo adesso ai centrocampisti. Come CC utilizzo da una parte Gibson e dall'altra un CDC. Questo CDC infatti chi sarà mai? Il CDC di cui sto parlando è McCarthy, che ragazzi lui è un fenomeno. E secondo me l'Everton gioca anche a FIFA e gli piace specialmente la Coppa di San Patrizio, perché infatti ha una squadra tipo tre irlandesi con un ottavo legale di tripla intesa. Veramente una cosa scandalosa. Come potete ben vedere, McCarthy gioca nell'Everton, McGinn nell'Everton e Coleman nell'Everton. Coincidenze? Io non credo. Passiamo invece al CC. Come CC utilizzo Ullala, come ATT utilizzo Longif, e come ala sinistra utilizzo l'esterno sinistro che è McDonald. No, non è vero, è McLean. E ragazzi, per trovare questo giocatore sono dovuto stare 20 minuti sul mercato trasferimenti a continuare ad aggiornare l'asta. Veramente, è una cosa imbarazzante. Piuttosto avrei preferito spendere magari 20-30 mila crediti, ma invece no, sono dovuto stare 20 minuti ad aggiornare la pagina di Foot. Comunque ragazzi, questa qua è la squadra. Piccolo consiglio che vi do è, dato che appunto di difensori centrali irlandesi non ce ne sono di veloci, puntate molto sulla velocità. Infatti ho deciso di utilizzare questo modulo, perché alla fine se avete dei giocatori abbastanza veloci è un modulo molto buono. Come potete ben vedere il mio attacco ha media velocità 83, quindi non mi sembra affatto male. Abbiamo McLean che è veloce 84, Long 85, invece McGinn 89. Quindi puntate molto sulla velocità. Eccomi qua a parlare del portiere. Ragazzi, di portiere vi consiglio assolutamente di prendere il portiere dell'Aston Villa, Given, perché ragazzi, io nella partita prima ho utilizzato Doyle e l'ho cambiato subito con Murphy.
Ma ragazzi, sono imbarazzanti i portieri. Cioè, se c'è un giocatore che vi dovete prendere, è Given. Però, come potete ben vedere, non si trova sul mercato. Quindi non so se riuscirete a prendervelo o meno. Comunque ragazzi, questa qua era la mia squadra. Domani uscirà il video nella quale cercherò di vincere il torneo, oppure farò un live streaming. Consigliatemi nei commenti cosa preferite che io faccia. Detto questo, non ho più niente da dire. Scusate se mi avete sentito con questa voce, che però ragazzi, sono stanco, ho bassa voce. Però comunque domani cercherò di farvi un altro video. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente. Alla prossima video. Ciao a tutti.